La conduttrice di Vieni da me si confessa a Liberi Tutti, inserto del Corriere della Sera. Senza ombra di dubbio Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più apprezzate negli ultimi anni. Da lunedì al venerdì in onda su Rai 1 con Vieni da me tiene compagnia a circa 2 milioni di telespettatori raccontando storie e intervistando personaggi dello spettacolo in onda. Alcune ore fa la nota artista napoletana ha rilasciato una lunga inedita intervista per Liberi Tutti, l'inserto del Corriere della Sera. Andiamo a vedere cosa ha rivelato l'ex presentatrice di Detto Fuori, Caterina Balivo, e il rapporto col successo. Non ho vissuto la favola della gente che ti nota per caso, al bar o per strada, mi sono sempre sudata ogni cosa, ho sgomitato e mi sono imposta. Ha iniziato in questo modo l'intervista Caterina Balivo ripercorrendo pari passo la sua carriera artistica. La donna ha ammesso che quello che ha ottenuto in questi anni è solo farina del suo sacco. Dal terzo posto a Miss Italia 1999 fino all'approdo alla TV di Stato. In questo decennio la Balivo ha avuto molte soddisfazioni, questo grazie alla sua grande ambizione, come ha ammesso lei stessa a Liberi Tutti. Un grande pregio, ma che poi è anche il mio peggior difetto, questo significa che non ti godi mai nulla, ha detto la conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, e il rapporto coi figli e il marito. Ma questa popolarità le ha portato numerosi vantaggi, ma anche dei svantaggi, in particolare col figlio Guido Alberto che ora ha 7 anni. Il ragazzino odia a morte i paparazzi e non sopporta quando la gente per strada ferma la madre per farsi un selfie con lei. La Balivo ha iniziato a riflettere già quando a 4 anni suo figlio si buttava a terra e piangeva, perché non voleva che facesse foto con nessuno. Non puoi fare un lavoro normale? Le chiede spesso il bambino. Per questo motivo Caterina Balivo cerca di passare molto tempo in famiglia. Infine ha detto qualcosa anche sul marito ammettendo di essere molto gelosa.